Siamo con il presidente dei pensionati e del centro bocciofilo Nolano. Sì, che novità ci sono? Al momento ancora niente, però abbiamo parlato anche con il presidente e ci ha dato delle buone... Chi è il presidente? Il presidente del comune di Nola. Cioè il sindaco? No, Pizzella, con l'architetto Pizzella. E ci disse che c'erano buone possibilità per fare questa copertura al centro. Attualmente quale? Attualmente i campionati? Stiamo facendo dei campionati di alto livello A2 e infatti sabato dobbiamo andare a Salerno contro la Mil a giocare e poi l'altro sabato dobbiamo andare a Roma. Poi iniziano anche quelli là di uno di B e due di C ancora, che inizieranno il mese prossimo. Ma quante persone in tutto? Noi siamo quasi 150 soci, tra cui 70-80 giocatori di bocce. Quindi volete... Noi stiamo cercando, perché siamo arrivati agli sgoccioli con quella copertura. E non possiamo più andare avanti così, perché fa freddo e fa caldo. Ed è un peccato, perché abbiamo veramente dei bravi giocatori. E niente, questo è l'unico... Piazzolla di Nola pure viene a giocare? Sì. Infatti si sono venuti a iscrivere molti giocatori da Piazzolla, sono venuti a Nola. Però purtroppo per incrementarci bisogna avere una cosa molto perché fa freddo, fa caldo e quindi non riusciamo a giocare bene, perché poi si devono allenare i giocatori. Quindi la situazione è ancora... Al sindaco chiediamo di intervenire. Chiediamo di intervenire su questa cosa. Io ne ho anche parlato, domenica scorsa lo incontrai allo stadio e lui giustamente mi disse che si farà, però quando non lo sappiamo. Si farà. Si farà. Vabbè, ok.